Maria De Filippi è rifatta? Le foto del prima e del dopo. Maria De Filippi è una conduttrice molto chiacchierata, anche perché è tra le più famose della televisione italiana. È lei a tenere compagnia al pubblico con i suoi programmi praticamente per tutto l'anno. Ogni giorno va in onda Uomini e Donne, poi c'è Amici e, nel mese di gennaio, la De Filippi va in onda ogni sabato sera con C'è posta per te. Invece d'estate c'è Temptation Island, che è una sua produzione sebbene non sia lei la conduttrice. Da anni quindi fa sempre compagnia al pubblico ma, come mostrano le foto di diversi anni fa, delle cose sembrano cambiate. Maria De Filippi appare diversa rispetto al passato ed infatti la sua evoluzione nel corso del tempo è finita anche a Striscia la Notizia. L'apposito servizio del programma Fatti e Rifatti, però, non ha rivelato grandi interventi di chirurgia estetica. I lineamenti della conduttrice non sono stati stravolti e la donna è semplicemente cresciuta ed invecchiata nel corso del tempo. Essendo la sua pelle molto liscia, e non essendo presenti rughe, è possibile che nel tempo si sia sottoposta a dei ritocchini e a delle iniezioni di botulino. Sembra improbabile che siano stati fatti altri interventi, visto che non ci sono stati cambiamenti né agli zigomi, né alle labbra, né al naso né in altre parti del suo viso. Anche se Maria De Filippi non si è mai sottoposta ad importanti interventi di chirurgia estetica, almeno secondo quanto è possibile dedurre, è però altrettanto vero che si prende cura di sé e del suo corpo. Perciò la sua bellezza è sempre impeccabile sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la dieta, la stessa De Filippi ha confermato di non seguire un'alimentazione troppo rigida. Mangia la pasta anche se non tutti i giorni, limita la carne rossa e non assume mai alcol perché non le piace. Poi, fin da piccola è stata abituata a praticare sport, cosa che le permette di mantenere un bel corpo. Ha una passione per il tennis, ma pratica anche equitazione e crossfit. Quest'ultima attività sportiva le è stata consigliata da Belén Rodríguez che la pratica da sempre e, da quel momento, è diventa parte della sua vita. Maria va anche spesso in palestra. Tutto ciò aiuta a capire perché sia rimasta così impeccabile negli anni. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Maria De Filippi e vi è mai sembrato che fosse rifatta? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.